quanto tempo sei in Italia tu? Io sono a 13 anni che sono qua. Cioè lavoravo sempre per... prendevo un lavoro su appalto per la ferrovia. Io in teoria dovrei fare solo la palla idraulica, e invece faccio il muratore. Che sono assunti come metalmeccanica e fanno la palla di edilizia. Non sono rimasto male. Mi serve il contratto a tenere del mare per fare la richiesta di cittadinanza. Dopo ne devo accettare. Il contratto metalmeccanico sicuramente è più basso di quello dell'edilizia, va a prendere 300-400 euro in meno. Fa proprio il lavoro di muratura, scava oppure ponteggia, fai ponteggiatore, però gli vengono applicate altre tipi di contratto, addirittura quello di colfe badante. Non esiste al mondo che uno che colfe badante fa il muratore. E loro gli va bene anche così. 800, 1000 euro, 1200 euro per loro uno stipendio che va bene. L'appalto contrattuale è una forma di contratto di sottopagato, mentre al sud, purtroppo, anche dal mio paese dove provengo, c'è tanto lavoro nero, lì proprio il contratto non esiste. Qua invece aggirano il contratto per risparmiare. Nell'ultimo anno è aumentato anche il numero di morti nei cantieri edili e alla fine non applicavano neanche i contratti edili. Al Ponte Morandi e ci siamo resi conto che le aziende che si sono aggiudicate gli appalti per la demolizione applicavano altri tipi di contratto, non quello edile ma contratto metalmeccanico o addirittura trasporti. C'è tanto che la pensa, soprattutto gli acri che vengono a fare, sono tanti minatori. Un'altra vita, qua ci sono le regole, c'hai i tuoi diritti, c'hai i tuoi cosi. Invece in Calabria è un sopravvivere, diciamo. Una mansione che tu non potresti fare, il contratto da metalmeccanico qual è? Il contratto edile prevede di fare gli scavi con l'escavatore, il contratto metalmeccanico non lo prevede. Non è un rischio anche per la sicurezza del lavoratore? Eh sì, è certo che è un rischio. Cioè io mi sveglio verso le 5:30 io. Quanto riesci a portare a casa a fine mese? Ma io come straniero viene appena sui 1250 circa, più o meno. Non siamo poveri nel senso così, però cioè, per poter vivere ci vorrebbe qualcosa in più. Mio figlio fino all'età praticamente di 10-11 anni, è come se non lo conoscessi neanche. Era un momento che dovevo per forza lavorare dalla mattina alla sera, sabato, domenica, Natale, non ci sono state mai feste, tutto quanto che è, per poter dare qualcosa a mio figlio. Mio figlio si chiama Simone, zitto, Simone. E lo rimpiango molto, questa giovinezza, questa cosa la rimpiango. Grazie mille. È stato fatto un contratto di lavoro da ridere, anzi addirittura ho saputo che come contratto nell'edilizia non esiste neanche, un contratto a chiamata, cioè? Un contratto a chiamata che io dovevo essere chiamato quando servivo, ma in effetti io lavoravo tutti i giorni e addirittura come inserviente. E facevo tutto, ma invece come operaio qualificato non prendevo niente. Mi fa, guarda, queste sono le condizioni, se ti sta bene altrimenti chiamo un altro. Ti ricattano così. Il reddito cittadinanza io non l'ho chiesto perché giustamente sto lavorando e lo stipendio lo prendo, ecco. Però a me, sinceramente parlando, piace più lavorare, uscire e guadagnarmela alla pagnotta, anziché mangiare sullo Stato. Quindi a volte bisogna chiudere un occhio e accontentarci di questi contratti che ci fanno, però dopo tra 6 mesi... A volte ho rinunciato io a comprarmi un qualcosina per me, come mia moglie, anche lei ha rinunciato ad andare dal parrucchiere
o farsi un manicure o comprarsi una cona per dare ai figli. Posso chiedere quanti anni hai? 53. Thank you.